Fuoco e fiamme, fuoco e fiamme per un ideale, questo ideale che era la pace e la libertà. Ci hanno insegnato a combattere, a sacrificarci, a combattere contro un nemico, ma ci hanno insegnato veramente a riconoscere il nostro nemico. Questo è stato il problema, secondo me, fondamentale dei cartoni animati degli anni 70. Ci hanno insegnato a combattere contro un nemico, ma non ci hanno insegnato a riconoscere il nemico. Io sono Re Vega, signore dell'universo! Agganciamento! Actarus! Actarus! Luke! Ce l'abbiamo fatta! Sì, abbiamo distrutto l'impero del male. Vorremmo che vi fermaste qui per sempre, ma la ricostruzione di Fleet è un compito troppo importante. Abbiate cura di voi. Ci rivedremo ancora! Salutiamoci con il sorriso sulle labbra! Chiedi, Maria! Oh, Actarus, pianta questi semi sul pianeta Fleet! Ti ringrazio, Mita. Actarus, Maria! Duke, dobbiamo andare. Dov'è Koji? Ha detto che lui odia gli addii. E neanch'io voglio salutarlo. Actarus! Oh, Drake! Actarus! Io vedevo sempre questi cartoni animati, Goldrick, Mazinga, Gig Robot d'acciaio. Erano cartoni animati che insegnavano il sacrificio, l'equità, la tranquillità, ma allo stesso tempo insegnavano un po' tutto, insegnavano la giustizia soprattutto, e a combattere, 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 per un sano ideale. Ma la generazione del 70, quando nacquero questi cartoni animati, è stata veramente una generazione che ha portato con sé il bagaglio di questi insegnamenti? No. Assolutamente no. Abbiamo una generazione di codardi, di personaggi ambigui che hanno preso il potere politico, il potere economico. Non è servito a niente. Io a questo punto farei una telefonata a un mio fratello, per cercare di saperne di più. Invece prima i cartoni di una volta, guarda, io mi ricordo, è bellissimo come sensazione, mia madre mi faceva il sugo il sabato e la domenica, la pasta fatta in casa, e io con il focolare, no? Acceso, mi mettevo su un'emittente televisiva privata, era Studio 100 Taranto, e allora lì i cartoni c'era Ryu. Non so se l'hai visto Ryu, no? Come no? Ragazzo delle caverne. Ryu va, ragazzo, senza età. Ecco, Ryu, poi c'era l'Ape Maia,
Goldrek, e quello era un mondo. Conan! Conan! Sì, sì! Ciampi il pescatore, Tom Sawyer, dai, erano belli questi cartoni. Ma perché? Secondo me erano anche fatti e basati sulla nostra, cioè come eravamo, ok? Erano adeguati al nostro essere, al nostro modo di fare. Certo. Invece oggi i cartoni fanno veramente pietà. È servito a qualcosa questo insegnamento, Goldrake, Mazinga, Gig, Robot d'acciaio, che si battevano contro il male. Ma il male qual è? Io mi chiedo, ma il maligno è a conoscenza del fatto che lui è il maligno? Forse magari il maligno pensa di essere nel giusto. E questo è il grosso problema. Noi pensiamo di essere nel giusto perché pensiamo di essere il bene, ma il maligno pensa di essere il bene o pensa di essere il male? Il maligno forse è come noi. Forse le persone che fanno del male non se ne accorgono. Forse le persone che fanno del male pensano di stare dalla parte giusta. E come si fa a decidere chi è il bene e chi è il male? Discutiamone. Spectro maledicto.